Buonasera e benvenuti a questa puntata del Rotonuova Elezioni. È qui con noi l'onorevole Salvatore Stornello, candidato alla Camera del Partito Socialista Italiano. Ma il clima generale, salvo la novità della preferenza unica, che sta portando un po' di confusione, e salvo qualche fatto isolato, l'orgia, la solita politica del manifesto selvaggio portata avanti da qualcuno, ma complessivamente mi sembra un clima abbastanza composto. Le previsioni, ma noi siamo sul piano del partito, riteniamo che si stanno manifestando, si sono manifestate solidarietà e molto interesse per la politica che indichiamo al corpo elettorale. Mi chiamo Enzo Bianco, mi trovo negli studi di Telenova insieme con il dottor Adolfo Padua, un mio carissimo amico, segretario provinciale e vice segretario regionale del Partito Repubblicano. Giorno 5 e giorno 6 si dovrà votare. Ognuno di noi farà un appello. Io non sono per gli appelli, sono per darvi dei messaggi, per darvi qualcosa che sento, per comunicarvelo. Alla realizzazione di questa trasmissione su Telenova partecipano una ventina di collaboratori, tra cui io, Maria Grazia Bocchieri, Emanuele Schembari, Pippo Cerruto, Gianfranco Iacono, Giorgio Giummarra, Massimo Criscione, Giovanni Criscione, Massimo Chines, Maria Stracquadagno, Gianni Nicita, Faustina Morgante, Salvatore Burrafato, Lina Carpinteri, Roberto Voi, che è il direttore peraltro di Telenova, Pina Nobile, Vincenzo Bocchieri, che ne è il direttore tecnico, e Saro Di Stefano. Programma elettorale, strettamente elettorale. Adesso subito la linea a Franco Laterra, quelli di Notte di Note, che ci farà ascoltare una canzone che vuole dedicare a tutti i candidati a questa tornata elettorale, e non a caso è Signora Fortuna. Franco Laterra. C'è una strada chiamata destino che porta in collina. C'è sul colle una casa orientata dal chiaro di luna. Chi va in cerca d'amore vi trova una fata divina. E signora del bene e del male, e si chiama Fortuna. E vi auguro una buona trasmissione e passo a presentare allora alcuni dello staff di Notte di Note, Pippo Cilia e Giorgio Gurrieri. Ognuno può telefonare e dare una previsione di voti, di preferenze per quanto riguarda i candidati della provincia di Ragusa alla Camera e i voti di lista ottenuti dai candidati al Senato, sempre della provincia di Ragusa. Io mi scordai a mettere la cravatta, a faccia una barruccona, caro mio. Oh cavolo, mi sta più bruciando, la cravatta non me la metto. A malapena mi si causude. Che dice, Francuzzo? Oh cavolo, uscito tutta esatto, notte. Esatto. Melino Bongiovanni. Ciao a tutti. E siamo, ci ritroviamo qui oggi per questa bella maratona, e aspettando giovedì con Notte di Note. Se non si dicono le bugie della campagna elettorale, quando bisogna dirle? Tutto normale allora. Ma certo che è tutto normale. Io non amo questo tipo di cancan. Scherzosamente dico che non amo nemmeno le elezioni. Per cui che vuoi fare? Cioè, i migliori hanno i loro difetti, per cui figuriamoci i peggiori o i più limitati. Quindi cantiamoci sopra e poi quando ci arriveranno i numeri commentiamo i numeri. Sì? Chi che parla? Carmela. Allora, Carmela, ci vuoi dare tu un pronostico per quanto riguarda le votazioni e poi sì, e come si chiamava la... E allora, vediamo, per chi voti? Per il Senato e Giummarra. Allora, per Giummarra, al Senato quante vote? Non lo so.
Dai una cifra, Carmela, vediamo. Vuoi dare un numero, dillo. Dai un numero, vediamo. 10.000. Va bene. 10.000, va bene. Allora segniamo per Carmelo 10.000. Gianluca La Terra, ascolteremo la famosissima Tanta voglia di lei, un grosso successo dei Po. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, tra un minuto me ne andrò, e non dici una parola. E c'è questo esordio assoluto in televisione di Giuseppe Licitra. Giuseppe Licitra è nato ad Acate, ma abita a Ragusa da parecchi anni, da molti anni. Dal 1960, quindi da oltre 30 anni. Giuseppe Licitra è stato operaio a Ragusa e si diletta di poesie. Lui ha scoperto questa vena e qualche anno fa l'abbiamo trovato ad Acate, dove ha vinto il primo premio proprio per una poesia in dialetto siciliano, una poesia che magari gli faremo leggere. Licitra è stato anche presente in quello spettacolo che io conducevo a Ibla prima che i nostri amici politici eliminassero i Blaviva per motivi vari, che oggi sarebbe troppo lungo andare a discutere e a commentare, e in quell'angolo della poesia dove si succedevano poeti più o meno estemporanei o poeti affermati. Quindi Giuseppe Licitra era presente in più di una circostanza con la sua modestia, sempre messo in disparte, non ha mai pubblicato in volume, anche se io l'ho invitato in questo senso in più di una circostanza, ma logicamente per pubblicare bisogna fare dei sacrifici che lui ci vuole denaro, diciamo. Comunque ha una sua vena duplice, direi, che ha una parte commossa e direi partecipativa su un piano esistenziale, e una parte anche satirica. E io oggi vorrei un po' per quei 10 minuti che si tratterrà il signor Licitra, vorrei che si privilegiasse un po' questa linea, anche perché è meglio stare un po' in allegria. Già la realtà è così triste che insomma, ecco, almeno scherziamoci sopra, scherziamoci, perché altrimenti non si dovrebbe nemmeno andare a votare, tanto ormai abbiamo votato. E quindi ecco, a Giuseppe Licitra è la prima volta che lui appare in televisione. Purtroppo, sì. È la prima volta che vede anche uno studio televisivo, eccetera. Lo vede in una circostanza particolare, che qui sembra la RAI. Qui abbiamo telecamere, cameraman, tutta una serie di persone, veramente fa girare la testa a me che faccio televisione solo da 16 anni, per cui figuriamoci. A Licitra, che però è una persona a posto, calma, tranquilla, e ci leggerà qualche sua poesia. Ecco, vediamo, ne scegliamo qualcuna, vediamo quello che succede. Lui scrive anche poesie in lingua, io però gli ho chiesto di leggere solo in dialetto, perché così. Dunque, amici telespettatori di Telenova, buon pomeriggio. Se questo pomeriggio io mi trovo qua a Telenova, lo devo al dottor Emanuele Schembere, che gentilmente mi ha ospitato di recitare alcune poesie mie. E siccome si è finita da poco la votazione, certo, naturalmente si farà un nuovo governo, e a questo governo ho fatto questa poesia che vorrei farci ascoltare. A campana che si potesse suonare, fosse che fosse l'ultima vota buona che il governo facesse come Saristano, quando cerca di suonare la campana s'appenna la corda con tutto le mani. Se il governo vuole suonare questa campana, la corda più forte ancora l'atterrare, perché
satira lenta o a malapena, un battaglio non la può fare suonare. L'italiana siamo stufi di sentire ste fatte criminali tutti i sere, e lo momento fosse di finire a cilla, di curare la delinquenza con la camomilla. Questa è una soluzione, questa della grazie. Della, grazie. Della delinquenza. E ora ci vuole tagliare la testa, ma si fa per dire, e ora come testa, ce la tagliano a noi la testa. Come diceva il dottore Schempere, questa poesia ha vinto il primo premio ad Agata, sì, che si intitola "Ah, mamma mia". Mamma, che sta parola quanto è dolce, le labbra si vasano quando la dice. Tu, per mia, si nastida castraluce, e benedetto il Signore che te fece. Sono tutte belle mamme di sto mondo, si cantava sta canzone per la via, ma io lo dico forte, chiaro e tonno, che la più bella mamma era la mia. Io, quando ero un cuzzo che ancora non capia, quando mi avevo in braccio e forte mi stringia, non saccio perché, che con maestria, certo cosuzzo d'ingordo ci facia. Lordo, fetoso, ridendo mi regia, ste cose non la fare in guarda mia. Allora se so sia, e parlando con crianza, ma stoiavo ad arriere pure la panza. Per mia, ricchezze in questa terra non ci sono, che l'amore di mamma compensare può, magari che sono messo in tancannisso, bello, pulito, arraccamato e tonno, per pagare l'amore di una mamma. No, no, è certo che non c'è mai fondo. Grazie. Una proiezione delle 15:15 significa sono delle interviste fatte agli elettori appena usciti dai seggi, quindi col beneficio dell'inventario, come è ovvio in questi casi. Allora diamo subito questi numeri che vedono la Democrazia Cristiana al 25,9, e che vorrebbe dire una perdita intorno all'8%, il 7,8 e il 7,9. Il Partito Socialista è al 13,3, quindi una perdita lieve, lievissima, intorno all'1%. I socialdemocratici all'1,6, in questo caso invece la perdita sarebbe notevole, almeno il 50% dei suffragi andati al partito di Cariglia e Vizzini, intorno al meno 1,2. Poi il Partito Repubblicano, che invece è in forte ascesa, è al 5,3, che vorrebbe dire più l'1,5. Il Partito Democratico della Sinistra è in questo momento attestato al 18%, il che vorrebbe dire una perdita intorno all'8 al 9%. Però, come dovremo fare nel corso di questa trasmissione, quando si parla di Partito Democratico della Sinistra bisogna immediatamente dopo parlare di Rifondazione Comunista, che in questo sondaggio DOCSA viene data al 6,6%, perché la somma di entrambi, quindi in questo caso intorno al 25%, darebbe pur sempre un segno negativo, ma naturalmente molto meno dell'8 o del 9% se si confronta il solo PC col solo PDS. Poi il Movimento Sociale Italiano al 6,4%, i Verdi al 3,5%, la Lega, il dato che bisognerà sottolineare ogni volta si leggono di questi numeri, al 9,2%, quindi vorrà dire non distante per esempio dal Partito Socialista. Ovviamente Cenderelle e Bonsignori per noi sono molto molto importanti. Speriamo appunto di recuperare Nicola Bonsignori domenica contro Gorizia, però la partita di domenica ormai è andata e basta. Di 600 punti Donato, il tuo migliore campionato l'anno scorso, hai quasi doppiato le tue cifre dello scorso anno, erano 370, insomma si mette bene. Se vogliamo dare numeri, Donato il prossimo anno cosa farà? Ma io non lo so ancora, anche perché c'è ancora il campionato, quindi devo giocare al meglio. Francesco Vico e Maria Pina Chessare fanno parte, ripeto ancora una volta, dalla scuola di ballo dell'Accademia di Ragusa, diretta dal maestro Francesco Chessare. Hanno 11 anni, da 3 anni danzano, ma da un anno ballano insieme. Signori, Francesco Vico e Maria Pina Chessare. Grazie. Thank you.
Umberto Corallo, vediamo che cosa ci propone. Ecco qua Umberto. Vorria sapere perché se me vedite facite sembra faccia amareggiata, ma voi quando occhio brutta ve facite più bella l'occhio mi ve presentate. Io mo non saccio se ve ne accorgete. E questi modi brigiti, tanti caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasite. Ma è tanto che già vota, e tanto che già c'era, o doce in fondo tazza fino a mocca facciarità. Ritorna Luana Piccitto, il brano è Marina.